L'incomodo. L'appuntamento con Vittorio Sgarbi. Professore, buonasera. Eccolo. Eccoci. Dov'è oggi? Dove la troviamo? Sono vicino a Noto, tra Noto e Siracusa. In Sicilia, che bello. Sicilia, sì. Ecco, senta, professore, ci sono due casi oggi in primo piano sul fronte politico. Non so se ha avuto modo di ascoltare. Sì, sì. Ecco, il caso Kazakistan, questa estradizione, chiamiamola così, forzata da parte della moglie, della figlia della dissidente kazako, e poi le dichiarazioni di Calderoli all'indirizzo del ministro Chieng, anche lì un altro caso politico. Da una parte si chiedono le dimissioni di Alfano e della Bonino, e dall'altro del ministro, dell'onorevole Calderoli, senatore. Ecco, come legge lei queste vicende? Partiamo dalla Lega Nord. Beh, le dimissioni di Calderoli non hanno niente a che fare con una richiesta possibile, perché rispetto a un ministro, lui è stato eletto come vicepresidente del Senato, credo, dalla maggioranza, quindi si potrebbe dimettere per ragioni, diciamo, di opportunità, dal ruolo che non è stato concesso alla Santanchè. La Santanchè, sì, è stata ritenuta divisiva, e lo è sicuramente di più Calderoli. Questo prova le contraddizioni quando si vuole conciliare il manuale Cencelli e le posizioni che non vengono date agli uomini per il merito, ma per il partito in cui militano, con una logica di dignità istituzionale. E quindi vogliamo decidersi se quel posto spetta alla Lega. La Lega è fuori del governo e potrà dire delle cose anche discutibili, ma è la sua posizione, quindi c'è più verità nel dire quello che ha detto Calderoli rispetto alla posizione politica schifosa di cui egli è rappresentante, che quindi è coerente con quello che hanno sempre detto, sì, che non nella ricerca di una figura di garanzia, che non potrebbe essere, perché visto che il posto lo si è dato alla Lega, la Lega all'opposizione, la Lega ci si aspetta che faccia la Lega, mentre invece si è fatto un gran cancan per non nominare la Santanchè, che tutto sommato è su posizioni molto faziose o molto di parte berlusconiana, ma non ha mai avuto le intemperanze di Calderoli. Beh, quindi perché non dare alla Santanchè quel posto e averlo dato a Calderoli? Prima domanda. Seconda domanda: il posto, non essendo un posto di governo, ma un posto elettivo con la maggioranza dei voti dei parlamentari come vicepresidente del Senato, è un posto che non è a disposizione di nessuno, se non può essere revocato, se non del titolare. Se poi il titolare volesse, per manifestare il suo pentimento, rimettersi, tutto questo va lasciato alla sua scelta. Non è che si può invocare le dimissioni a una cosa elettiva alla quale si è contribuito a partecipare soltanto perché Calderoli fa Calderoli, non dovevano votarlo prima, no? Come non vogliono votare la Santanchè. Rispetto alle dimissioni, professore, si è osservato che al di là delle polemiche interne anche sulla questione della cittadinanza o meno, che poi in fondo è quello che la Lega tra virgolette rimprovera al ministro Chieng, no? Di aver reintrodotto nel dibattito questo tema e di volere soprattutto una modifica dell'attuale normativa, però si è osservato come di nuovo all'estero episodi come questo danno dell'Italia un'immagine di un paese razzista, mentre il governo, con le sue fragilità, con i suoi errori, cerca di accreditarsi invece come un interlocutore alla pari rispetto agli altri partner. Ma non c'entra niente, perché le posizioni di Calderoli non hanno niente a che fare con la linea del governo, visto che loro sono l'opposizione, e sono complementari e opposte a quelle della sua più diretta collega, che è la Boldrini. La Boldrini ha detto che chiunque nasce in Italia deve essere italiano, e lui ha dato dell'orango alla... Quindi sono posizioni di due... Beh, la Boldrini non è stata offensiva, va detto però. No, ma a parte che sono offensiva, vero, dico, sono posizioni di due rappresentanti della Camera, non del governo. Uno sulla posizione, uno sull'altra, ma sono un presidente della Camera, l'altro vicepresidente del Senato, quindi sono delle cariche che non coinvolgono il ruolo politico
del governo, svolgono il ruolo rappresentativo del Parlamento. Si è detto che Calderoli abbia usato queste affermazioni anche un po' per rivolgersi alla base del partito che forse in qualche modo guarda con maggiore distacco questi nuovi leader della Lega. Lo ritiene un atteggiamento forse utile, anche produttivo? Quali leader della Lega? Prego? Quali sarebbero i leader della Lega? I nuovi, parliamo di Maroni, parliamo della Lega, diciamo così, dei nuovi leader più giovani, no? Stiamo assistendo in questi mesi ormai a questo confronto fra queste due anime della Lega, anche se poi i rappresentanti del Carroccio negano un po' questa divisione, però sicuramente in questa transizione verso il nuovo, finita l'era Bossi, la Lega ha perso tanto consenso. Allora si è detto maliziosamente che Calderoli abbia voluto un po' strizzare l'occhio a quella base che è un po' incerta, che guarda a Calderoli, a Maroni, ai giovani della Lega, diciamo così, con diffidenza, quasi come dei traditori, come ha detto Bossi. Può essere, insomma, un tentativo di questo tipo. Senta, professore, invece sulla vicenda del caso Kazakistan, di questa espulsione forzata della moglie e della figlia del dissidente, lei che ne pensa? Qui gli interrogativi sono davvero tanti. È credibile, secondo lei, che Alfano non fosse a conoscenza di queste procedure, di queste attività che si svolgevano e che erano ordinate dai suoi più diretti collaboratori al Viminale? Pronto? La vicenda del Kazakistan è invece la prova della più grave incapacità strutturale proprio di... No, si capisce perché così poco dotato deve aver avuto dei ruoli tanto importanti, se non per il gusto di provocazione e circondarsi di camerieri che ha Berlusconi, perché il ministro della giustizia, il ministro dell'interno, un uomo di totali, un uomo senza alcuna qualità, si vede poi quando è messo davanti a un'azione da fare, non riesce a farla come l'ha fatta neppure a favore di Berlusconi con i famosi lobby, non la fa neanche per amore della giustizia in un caso come questo. Cioè veramente averci inflitto Alfano è una cosa imperdonabile. Berlusconi ci ha inflitto un uomo di assoluta incapacità e di assoluta indegnità politica. Incapace di prendere voti e incapace di rappresentare alcunché. Senta, come ministro degli interni, oltretutto il suo capo di gabinetto è uno di quelli che hanno più dato impulso allo scioglimento dei comuni, sì? Per cui lo considero quindi lei ce l'ha a morte con lui. C'è la grande vendetta, la maledizione di Tutankhamen. Forse questa volta il capo di gabinetto pagherà, e poi sarebbe anche da valutare se è opportuno a gente che fa errori così gravi dare la pensione. Gli daranno anche la pensione, ma come dire, lo mettono dove deve stare, cioè fuori da qualunque capo di gabinetto. Una quantità di gente che non è stata in grado di fare niente in favore del proprio paese, che ha soltanto fatto dei danni, e adesso lo mostra in un caso diplomatico come questo. Di certo questa volta non si potrà risolvere le cose in casa, perché la questione richiama a delle leggi internazionali e rapporti fra i paesi, quindi forse sicuramente, anzi qualche testa, come si è detto, cadrà. Staremo a vedere quale. Deve cadere quella di Alfano, se Alfano farà cadere qualcuno dei suoi. Tanto simul stabunt, simul cadet, cioè sono veramente figure di un'assoluta mancanza di senso dello Stato. Non è inaudito che abbiamo dovuto sopportare ministri come Alfano e i loro uomini, che mostrano in che modo hanno fatto strame della legge. Di certo ci sono state delle mancanze, questo caso appunto Kazakistan lo mette in evidenza. Il caso di quello di Calderoli fa parte della zucca vuota di Calderoli, della sua assoluta mancanza di intelligenza per essere un personaggio privo di ogni... Però dico, uno se lo aspetta da Calderoli, e oltretutto non ha un ruolo esecutivo, perché è un vicepresidente della Camera, quindi ha un ruolo, o del Senato, ha un ruolo di carattere ininfluente, se non sul piano dell'ordine del giorno. Insomma, sono state anche derubricate infatti le sue affermazioni dagli esponenti della Lega come delle battute. Noi non la pensiamo in realtà così, perché insomma sì, ma non è solo gli esponenti delle istituzioni dovrebbero essere un po' più responsabili. Assoluto, insomma, non... Professore, noi la ringraziamo per questo commento di stasera, torniamo a disturbarla domani. Va bene. Arrivederci, va bene. Buon lavoro.